Ed eccoci ancora insieme con l'almanacco e con l'oroscopo in questo 28 luglio. Si festeggiano i Santissimi Nazario e Celso. Auguri di buon compleanno all'attore, presentatore Luca Barbareschi, nato il 28 luglio del 1956. Un comico, un imitatore, un attore, Max Giusti, nato il 28 luglio del 1968. Il proverbio del giorno prima dell'oroscopo: val più un amico che 100 parenti. Ariete. Più difficile sarà raggiungere un traguardo, più soddisfazione avrete allorché lo taglierete. Le stelle vi vogliono impegnati al massimo. Dateci dentro e avrete ciò che desiderate. Sul piano sentimentale molte belle novità vi aspettano. Dolcezze da lune di miele se siete in coppia, incontri se siete single in vacanza. Toro. Gli amici sono preziosi, soprattutto se sono veri, specie nei casi di vera necessità. Ora non è che voi siate con l'acqua alla gola, ma non per questo dovete snobbarli. Toccate ferro, ma può sempre arrivare il momento del bisogno, ricordatelo. Sul lavoro nessuna preoccupazione e con il partner quasi tutto normale. Gemelli, con la vostra verve, con la vostra simpatia e anche con una buona dose di faccia tosta, oggi potrete fare un notevole passo avanti verso ciò che vi preme, sia che si tratti di una questione lavorativa, sia che si tratti di una questione sentimentale. Le stelle vi aiutano e dunque approfittatene. Cancro, giornata serena. Passerete ore di grande soddisfazione, a patto che vi mostriate un pochino più aperti e disponibili di quanto usiate fare. Sorridete e conquisterete il mondo. Sul lavoro avrete facilmente dei riconoscimenti, ottimi guadagni per chi commercia. Col partner si chiarirà un malinteso. Leone, giornata non facile. Sarete piuttosto tesi e nervosi e, se proprio non tutto, molto vi andrà per traverso. Cercate di controllarvi, di non perdere la calma, soprattutto con i soci e i collaboratori. Potrebbero per ripicca giocarvi qualche spiacevole scherzo. Anche col partner siate meno autoritari e più diplomatici. Vergine, se un pensiero vi tormenta o qualcosa sembra prendere una piega indesiderata, non preoccupatevene più di tanto. Tutto si metterà a posto in brevissimo tempo, magari addirittura prima di sera. In ogni caso le stelle vi guardano con occhi benigni e non vi lasceranno soli. La salute è buona, ma non approfittatene troppo. Bilancia. Stelle favorevoli alla comunicazione, agli incontri, ai contatti. Giornata adatta per spiegarsi e per chiarire eventuali equivoci. Giornata adatta anche a formare nuove società o comunque al lavoro d'equip. Chi ha un lavoro di routine dovrebbe trovarsi molto bene con i colleghi. Salute e forma sono ottime. Scorpione. Vivrete ore piuttosto nervose. Sarete impazienti più di quanto solitamente vi capiti. E tutto perché vorrete concludere a tambur battente un progetto sorto lì per lì. Calma, i miracoli li fanno, quando li fanno, solo i santi. Anche col partner sappiate controllarvi. Lasciatelo fuori dalle vostre ansie. Sagittario. Oggi, se volete combinare qualcosa di veramente buono, dovrete darvi da fare insieme con gli altri, i colleghi, i collaboratori o i soci. Tutto ciò che farete in equip nascerà e si concluderà sotto buon segno. Tutto più difficile se vorrete invece operare da soli. Faticherete per tre, ma avrete solo per uno. Capricorno. Giornata un po' dura per voi, disseminata di più di un trabocchetto. Ciò è da tenere presente sia in campo professionale, sia in campo affettivo e sentimentale. Particolare prudenza cerchino di adottare coloro che si dedicano al commercio. In campo amoroso, non fate promesse, defilatevi. Salute e forma sono discrete. Acquario, non sarà una gran bella giornata. Non vi pioverà addosso, ma neppure potrete godere dei raggi del sole. Insomma, saranno più le grane che le soddisfazioni. Pazienza, una giornata no può capitare a tutti ed oggi pare proprio sia toccata a voi. Sul lavoro cercate di non distrarvi troppo e con il partner evitate ogni discussione. Pesci, giornata leggera e divertente. Respirerete a pieni polmoni e il mondo vi sembrerà tutto rosa. Attenti però a non volare troppo alti con la fantasia, c'è il rischio di amari risvegli. Godetevi invece queste ore appaganti cercando di tenere i piedi a terra.
buone notizie ed incontri interessanti aumenteranno la vostra gioia.